Progetto Smart Parking for Disabled. L'handicap è una parte del mondo e non un mondo a parte. L'idea del progetto nasce da esperienze di occupazione abusiva dei parcheggi riservati alle persone disabili. Per contrastare questo comportamento abbiamo sviluppato un sistema che consente un monitoraggio automatico e continuo degli stalli per individuare la presenza di autovetture non autorizzate. Il sistema utilizza dei sensori posti in corrispondenza degli stalli che rilevano la presenza di un'autovettura e verificano se la stessa è dotata di contrassegno invalidi costituito da un tag RFID. Se la sosta non è autorizzata, si avvia una dissuasione luminosa ed una fonica temporizzata ed in caso di persistenza della sosta, trascorso qualche minuto, viene inviato un messaggio agli smartphone in dotazione agli agenti di polizia locale. Di seguito lo schema del sistema. Sensore di parcheggio Libellium, CUD elettronico RFID, data logger più antenna RFID, gateway LoRa, server in cloud, smartphone di servizio. Il progetto è stato sviluppato secondo un'architettura IoT, integrabile facilmente in sistemi più complessi di smart city ed intercetta le esigenze di mobilità e fruibilità del territorio da parte dei disabili, traducendolo in un sistema in cui l'innovazione tecnologica si accompagna all'innovazione sociale. Abbiamo realizzato un prototipo funzionante e pensiamo di avviare una startup, nel qual caso si dovrebbe individuare un'azienda per ingegnerizzare il prodotto. Il costo stimato per la realizzazione del prototipo per il controllo di un singolo stallo è di circa 500 euro, mentre quello stimato per la produzione in serie per 1000 pezzi corrisponde a 739.750 euro. Il progetto è nato con l'obiettivo di realizzare un prodotto finito, rispetto al quale è stato mostrato interesse dal comune di Vietri sul Mare. La SAF EP Engineering è interessata a produrre il nostro sistema. Grazie per l'attenzione da parte di tutto il team. Non autorizzata. Si prega di rimuovere il veicolo.